You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Oh. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you lift your head gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, oh, oh, you don't know you're beautiful. If only you saw what I can see, you'll understand why I want you so bad. Di Pulsano, dove si sta svolgendo il primo stage per i delfini rosso-blu. Fabio Ancona, nuovo direttore sportivo, mister Murianni e altri dirigenti stanno visionando i giocatori della prossima stagione. Siamo con Luca Pierri, tra i responsabili dei Delfini Ionici, un'altra squadra di calcio giovanile di Taranto. Come mai qui questo pomeriggio al raduno dei Delfini Rossoblu? Ho avuto l'invito da Fabio Ancona, ho portato anche dei miei ragazzi per farli visionare, per dargli la possibilità di giocare nel campionato di promozione, che è sempre un campionato di prestigio per un ragazzo del 95, è già può essere un trampolino di lancio. Fabio, è la prima esperienza da direttore sportivo in una squadra di promozione, tu che lo conosci particolarmente perché siamo colleghi non solo per la carta stampata, per il web, ma anche per la TV, cosa ti aspetti per questa sua prima stagione? Ah, io penso, cioè, sono positivo perché Fabio conosce il calcio, conosce i giovani, conosce l'ambiente calcistico pugliese e tarantino, quindi penso che si saprà muovere bene. Io penso che anche per lui potrebbe essere un trampolino di lancio, potrebbe anche fare anche quel salto di qualità. Siamo con Fabio Ancona, direttore sportivo dei Delfini Rossoblu, oggi primo stage per stabilire cosa. Praticamente stiamo componendo due squadre, la squadra che parteciperà al campionato di promozione è la squadra che parteciperà al campionato juniores. Stiamo cercando moltissimi under e magari qualche ragazzo possa fare il caso per la prima squadra. Siamo qui con il mister Murianni e stiamo cercando di portare un attimo questi ragazzi. Devo dire che soprattutto negli under sono dei ragazzi molto interessanti che sicuramente faranno caso. Infatti ci riuniamo un po' alla fine di questo stage per vedere un attimino quanti ragazzi per l'intervento sia della prima squadra che della juniores. Quali sono gli obiettivi di questa stagione, Fabio? Assolutamente il primo, visto che abbiamo deciso di fare un campionato, puntando alla salvezza, ma puntando soprattutto sui giovani, quello vogliamo fare. C'è un campionato con pochissime spese, ma vogliamo dare spazio a moltissimi giovani, possibilmente a quasi tutti i giovani del territorio tarantino. E il nostro sogno è poi quello di avvicinare moltissimi tifosi a questa squadra, che è la seconda squadra della città di Taranto. Vediamo un attimino se riusciremo anche un domani a ottenere da parte dell'amministrazione comunale l'autorizzazione a poter partecipare le nostre partite in casa, alternando naturalmente con quelle del Taranto, allo stadio Iacovoni, che è il sogno nostro e il sogno di questi ragazzi. Quello veramente vedremo un attimino di portare le carte all'ufficio del protocollo del comune, vedete se possiamo avere questa autorizzazione. Okay. Siamo con Enzo Murianni per la seconda stagione consecutiva alla guida di questa squadra che da quest'anno si chiama Delfini Rossoblu. Oggi importante stage per capire i giovani della prossima stagione. Io per capire i giovani, per fare la squadra, visto che abbiamo smantellato la vecchia squadra, il presidente ha deciso di non dare nemmeno rimborso spese, quindi siamo costretti a rifare. Stiamo vedendo tanti giovani di talento che si stanno alternando qui sul manto erboso del stadio comunale di Pulsano e sicuramente indicazioni importanti per quelle che saranno le tue scelte alla fine di questo stage. Beh sì, sicuramente diciamo che sono abbastanza soddisfatto, c'è qualcosa da pescare, anche se a noi serve molto da pescare. L'obiettivo per la prossima stagione è una salvezza tranquilla, presumiamo. Magari una salvezza tranquilla. Diciamo che dobbiamo provare a salvarci, sappiamo che sarà difficile, dovremmo formare una squadra di ragazzini, ci proviamo. Siamo con uno dei giovanissimi atleti che stanno facendo lo stage per i Delfini Rossoblu, innanzitutto il tuo nome.
alcuni vincenzi. Allora Vincenzo, il tuo ruolo, l'anno di nascita e quali sono le tue aspettative per questo raduno? Sono nato nel 10 dicembre del 93, sono un appunto, ho fatto già un gol, come avete visto, spero di dare il meglio e di continuare così. L'anno scorso hai giocato oppure questo sì, è il primo anno? Ho giocato 2 anni fa nel Talzano in categoria, nella Due Mari, poi ho giocato un po' nei Diavoli Rossi, ho fatto parecchie cose. Allora in bocca al lupo per questa esperienza. Grazie.